mondo che nasce chiede a tutti di trasformarsi e di trasformare. L'innovazione digitale cancella alcuni modelli di business e quindi bisogna trovare di nuovi. È un'opportunità enorme per chiunque abbia del talento, della capacità e della creatività. E ogni azienda che nasce in questo ambito ha delle vocazioni di tipo globale. Ho cercato di trovare la possibilità di fare in Italia quello che in America si fa tutti i giorni. E vediamo allora un esempio di ciò che accade in America, anzi, ciò che è accaduto già da molti anni. Jessica Jackley 10 anni fa, a soli 25 anni, ha avuto un'idea che ha cambiato in meglio la vita di migliaia di persone in tutto il mondo. Insieme al suo primo marito ha aperto un sito web di microcredito grazie al quale ognuno da un paese ricco, finanziando per pochi dollari un imprenditore di un paese povero, gli consente di avviare un'impresa e riacquistare dignità e autostima, cambiando l'economia del posto. E non ero minimamente interessata a entrare nel mondo del business. Poi mi è successo di andare a lavorare per l'Università di Stanford, nel centro di ricerca per l'innovazione sociale, con un ambiente in cui ogni giorno le persone entravano e con delle soluzioni in mente per risolvere appunto problemi sociali, utilizzando però il modo di pensare tipico del business. Questa atmosfera mi ha contagiata, ho lasciato il mio lavoro e ho deciso di dedicarmi a questo settore. Non bisogna avere paura di non sapere esattamente dove si sta andando, di non avere le idee chiare da qui ai prossimi 5 anni, perché alla fine quello che conta è migliorarsi sempre di più per poi riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Il sito web di Jessica coinvolge 200 partners ed è presente in quasi tutti i paesi del mondo. It's about to reach 500 million in loans, so almost half a billion dollars. In questi anni Kiva ha generato microprestiti per una cifra di quasi mezzo miliardo di dollari. Ha una percentuale di ritorno di questi prestiti di quasi il 90%. Le cose più importanti riguardano proprio le persone, come loro si sentono diversi quando possono essere microfinanziati rispetto a quando invece ricevono una donazione, cioè cambia completamente il loro approccio al loro lavoro, alla loro vita. Al Festival dell'Innovazione di Bolzano è stata invitata dai giovani dell'Italia Camp e ha parlato dell'importanza del rischio e del fallimento. La sua seconda startup, infatti, non ha avuto successo. Negli Stati Uniti fallire è considerata un'esperienza fondamentale per progredire. Anche in Italia, ogni giorno, in una città diversa, si svolgono vere e proprie aste di startup. Il percorso è lungo, rischioso, ma entusiasmante. Questa grande rivoluzione sembra non scalfire il nostro interesse o comunque non coinvolge il paese come dovrebbe. Cicogne è una start-up, la prima in Italia, che vuole far incontrare domanda e offerta di genitori che hanno bisogno di aiuto con i loro figli e ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono lavorare come babysitter, quindi accompagnare i bambini a sport, a scuola o alle feste, e il baby tutoring, quindi sia ripetizioni che aiuto compiti, anche nelle lingue tipo inglese, francese, eccetera. Sono state finanziate con un primo micro seed di 50.000 euro da L Venture. L'idea cresce e si sviluppa con l'aiuto di consulenti esperti. Renato Giallombardo, socio di uno dei più importanti e costosi studi italiani presenti anche all'estero, ha avviato una piattaforma per aiutare giovani senza soldi per pagare esperti come lui. Si aderisce alla piattaforma su base volontaria. Volontaria intendo dire soggetti che in qualche modo abbiano la capacità di mettere a disposizione una quota piccola del proprio tempo per svolgere un'attività pro bono e quindi scambiare la propria professionalità con le quote di capitale sociale. La cosa principale che dobbiamo fare noi è quello di validare il prodotto della startup, ovvero la startup ha un prodotto e durante questi 5 mesi dobbiamo capire se questo prodotto funziona sul mercato. È
stato molto duro, abbiamo passato varie fasi di selezioni e soprattutto tantissime cattive domande da parte degli investitori, però siamo un team molto forte, siamo 3 donne determinate, ognuna con competenze diverse, quindi un team eterogeneo e soprattutto abbiamo molto le idee chiare su cosa vogliamo che sia il nostro lavoro in futuro. Quando la startup è avviata si partecipa a gare come questa, organizzata al Museo Maxxi di Roma. Qui dunque ogni giovane imprenditore può sottoporre la sua impresa al giudizio di un investitore importante che potrà comprarla e portarla all'estero. Massimiliano Magrini, ex country manager di Google Italia, si è licenziato da Google e grazie alla sua ottima reputazione, che nel mondo degli start-upper è una moneta, reputazione di livello internazionale, ha accettato il rischio e la sfida di essere un venture capitalist in Italia. Il suo fondo gestisce 50 milioni di euro, tutti da investire in buone idee. In Italia in realtà ci sono tantissimi capitali disponibili. Noi siamo riusciti a convincere innanzitutto 3 importanti investitori istituzionali e poi degli investitori individuali, cioè persone che hanno capito qual è il ruolo che la tecnologia svolge nella nostra società. La disposizione al fallimento è una precondizione per chiunque voglia fare questo tipo di mestiere. C'è un tasso di sopravvivenza molto basso e anzi è molto importante che la non sopravvivenza avvenga nei primi momenti, in modo tale che ci si accorga per tempo che la cosa non può funzionare e quelle competenze però che le persone hanno acquisito in questo processo possono essere impiegate in altri processi. Quando invece una startup funziona, lei come la internazionalizza? Questo meccanismo di selezionare localmente, di far crescere e poi cercare come investitore a livello internazionale è il modello più corretto per cercare di internazionalizzare questa impresa. Per entrare nel nuovo mondo bisogna cambiare la scuola, che verrà necessariamente rivoluzionata da qui a breve. Ecco, immaginatevi in una classe in cui l'insegnante è alla lavagna interattiva e tutti i ragazzi hanno il tablet in mano. La probabilità che uno studente stia seguendo quello che dice l'insegnante è zero. Vuol dire rovesciare il modello di didattica in cui i contenuti dovrebbero essere recuperati dallo studente a casa e in classe si fa solo lavoro collettivo. Dove volete arrivare? Vogliamo arrivare in tutto il mondo, ovviamente, e conquistare tutto il territorio italiano il prima possibile per poi espanderci anche all'estero.